Non vedo mani alzate. Brandolin. Non ho visto la mano alzata, però ho sentito la voce. Brandolin ha votato. Tancredi, Terzoni. Albini. Tancredi ha votato. Albini no. Sì. Cioè, l'importante è votare. La votazione è chiusa. Presenti 371, votanti 369, astenuti 2, maggioranza 185, favorevoli 61, contrari 308. La Camera respinge. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Locatelli. Grazie Presidente. Finalmente ci siamo. Dopo i tentativi senza esito delle precedenti legislature, il Parlamento approva uno strumento legislativo tra i più importanti per la politica estera e di difesa italiana. E lo facciamo in un momento particolare che vede l'acuirsi delle crisi internazionali, soprattutto nell'area medio orientale e del Nord Africa. In questi anni le missioni internazionali hanno rappresentato per l'Italia anche un'occasione di prestigio internazionale, una vicenda di cui essere orgogliosi e non, come alcuni sostengono, solo uno spreco di denaro. Le nostre donne e i nostri uomini si sono contraddistinti in azioni di cooperazione allo sviluppo e di partecipazione a processi di ricostruzione e stabilizzazione delle istituzioni e per favorire processi di pace. Partecipazione che fa parlare di modello italiano caratterizzato da rapporti e collaborazioni con organismi internazionali umanitari, ONG, autorità e comunità locali per interventi di tipo civile che vanno oltre quello militare. Questa legge che si accompagna a quella approvata in precedenza sulla cooperazione rilancia la politica estera e consolida il ruolo del nostro Paese che finalmente potrà contare su una normativa chiara attraverso regole certe che rendono il nostro operato trasparente. Mette inoltre questo provvedimento, metto fine alla prassi seguita fino ad oggi dei decreti legge di finanziamento delle missioni, necessari proprio per scongiurare gli effetti del vuoto normativo. Ma entrando nel merito del provvedimento, noi socialisti vogliamo dare risalto ad un aspetto qualificante della legge, quasi sempre ingiustamente taciuto. Il ruolo delle donne nella soluzione dei conflitti e nella costruzione della pace. Le Nazioni Unite hanno approvato sull'argomento numerose risoluzioni, a partire dalla 1325, intitolata Donne, Pace e Sicurezza del 2000, seguita dalla 1820 del 2008, espressamente dedicata alla violenza sessuale in area di conflitto, dalla 1888 che evidenzia l'uso della violenza sessuale come strumento di guerra e che sostiene la necessità di coinvolgimento delle donne e delle loro reti per la pace e la sicurezza internazionali. E infine, 1889, dove torna centrale l'aspetto della partecipazione delle donne alla prevenzione e risoluzione dei conflitti, e quelle del 2013, 2106 e 2122. In particolare, la risoluzione 1325 costituisce una pietra miliare perché promuove la prospettiva di genere nella cooperazione internazionale, già presente per i temi dello sviluppo e dei diritti umani, ma mai prima applicata alle situazioni di conflitto. Con la 1325 e con le successive risoluzioni si supera la visione delle donne solo come vittime, a favore di quella che vede le donne come risorsa essenziale per lo sviluppo del sistema di risposta ai conflitti. Non casualmente questa risoluzione è stata promossa da organizzazioni della società civile per fornire risposte efficaci e mirate alle istanze delle donne che vivono in situazioni di conflitto, che non si aspettano solo risposte, ma svolgono attività di mediazione e di negoziazione nella costruzione della pace. Tutte queste risoluzioni sono uno strumento che favorisce partecipazione, inclusività e sostenibilità, cioè criteri che danno qualità agli interventi internazionali in aree di conflitto. Ed è per questa ragione
che noi socialisti abbiamo voluto fosse inserito nel primo articolo della legge l'impegno per implementare tutte queste risoluzioni, così come ci ha sollecitato il segretario generale delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adozione di specifici piani di azione nazionale. Il nostro Paese ha accolto l'invito con qualche anno di ritardo ed ora il piano è alla seconda edizione, relativa al periodo 2014-2016, mentre la prima edizione ha riguardato gli anni 2010-2013. Ma non basta enunciare i principi e gli impegni, bisogna anche verificarne l'implementazione. E per questo nell'articolo 3, che prevede che ogni anno una relazione analitica sulle missioni sia fatta, ecco, noi socialisti abbiamo chiesto che in essa si faccia riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'azione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative. E ringrazio i due relatori per aver accolto queste due nostre proposte, perché riteniamo che le missioni e le relative relazioni annuali acquisteranno in qualità ed efficacia. La componente socialista voterà a favore di questo provvedimento che, insieme alla legge sulla cooperazione, realizza il programma annunciato dall'allora ministra degli esteri Federica Mogherini all'inizio del suo mandato. Grazie. Grazie a lei. Ne approfitto per salutare gli studenti e i docenti dell'Istituto Tecnico Statale Guido Carli di Casal di Principe, che sono in tribuna e che assistono ai nostri lavori. È iscritto a parlare l'onorevole Artini, ne ha facoltà. Grazie Presidente. È indubbiamente importante essere arrivati a questo tipo di conclusione. Io sono effettivamente molto emozionato, perché effettivamente questo è un percorso che è stato totalmente parlamentare, fortemente parlamentare, anche se è stato ovviamente appoggiato dalla volontà del governo di volerlo portare a compimento. È, come diceva la collega Locatelli, almeno la quarta legislatura che si prova a fare questo tipo di riorganizzazione delle missioni internazionali, e io spero che con oggi si metta un primo passo per un provvedimento di legge che dia veramente al Parlamento quell'importanza politica